Ed eccola qua l'ennesima manifestazione di tipo infernale. Nella semiologia apocalittica si sono manifestati degli scheletri a Milano davanti al Duomo, nell'ottica naturalmente blasfema di colpire un simbolo della cristologia, così come sanno fare naturalmente. Nell'ambito satanico, davanti al Duomo di Milano, il 21 novembre del 21, che guarda caso è la festa di Nostra Signora della Salute, ecco, viene manifestata, c'è cioè l'epifania degli scheletri della morte, il trionfo della morte, la danza dei morti vaganti, così come bene la descrive nel libro Il Sabba, Carlo Ginzburg. Ecco, allora, voi non ci credete, ma loro ci credono e fanno in tutti i modi per manifestare la ritualità di tipo appunto cretonio, infernale, delle forze oscure che si manifestano appunto nel buio, non sapendo però che commettono un grave sbaglio, un grave errore, che è quello di andare e sfidare la potenza della forza della luce che comunque vi è nella plurimillenaria tradizione cristiana, ecco, minata in tutti i modi, certamente anche nell'ambito ecclesiastico, ma che comunque il suo seme di potenza straordinaria sussiste ed esiste. Questo è un ulteriore atto blasfemo e voi non lo vedete, voi non ci credete, ma loro ci credono. Ecco, ha evocato un po' anche Bosch e Bruegel col trionfo della morte, è una performance certamente anche dal punto di vista dell'arte oscura molto interessante, di cui però hanno parlato poco, ecco, anche le cronache di tipo nazionale. È invece importante, ecco, che vi sia che cosa? La consapevolezza, perché con la consapevolezza ti salverai. Certo, il diavolo fa le pentole e non i coperti. Noi, non i coperchi, sfidare così apertamente Nostra Signora della Salute, e proprio in questo periodo di regime sanitario, credo sia un atto grave che non mancheremo di vedere nei risultati straordinariamente belli e positivi. Ricordiamo sempre che basta una semplice candelina per sconfiggere